hanno ancora impresso nella mente quei tragici momenti vissuti quando all'improvviso nel distributore di benzina in Valsugana una fuga di gas ha fatto temere alla strage, momenti che ritornano come un passato non tanto lontano. I vigili del fuoco che arrivano sul posto, l'area completamente isolata, un elicottero dall'alto che sorvola la zona. Una tranquilla giornata di lavoro che si trasforma in un campo da guerra che non avevano mai visto e vissuto. Abbiamo visto la morte con gli occhi, esclama qualcuno tra i denti. La paura era di una scocca, di una scintilla, che quella provocava veramente una catastrofe, ma è andata bene, è stata gestita bene sia dal nostro operato, dai nostri dipendenti e operai che hanno gestito la cosa, perché sono stati informati come farla e l'hanno fatta bene. La statale che viene immediatamente chiusa al traffico con immaginabili ripercussioni su tutta la viabilità, ferrovia bloccata e carabinieri che tengono a distanza i curiosi. Ma è la professionalità degli uomini del Vigili del Fuoco e gli operatori del nucleo biologico, chimico e radiologico a evitare una catastrofe che oggi stiamo fortunatamente a raccontare. Era un autocisterna che stava scaricando del gas, non si capisce il fatto cosa sia successo, se troppa pressione nello scarico o cosa, adesso c'è un'indagine in corso. Fortunatamente però è tutto... Fortunatamente è tutto andato bene e ripeto, merito i pompieri e tutte le equipe del paese e del nostro sindaco che ha avuto anche lui l'avvertenza di chiudere la provinciale, un ringraziamento anche a lui sicuramente.